Alla paura e gravi disagi provocati dall'alluvione, i romagnoli stanno rispondendo con la solidarietà. A Forlì tanti cittadini hanno aiutato a mettere in salvo anziani e persone in difficoltà e i giovani sono scesi per strada a ripulire dal fango. A Cesena molti residenti si sono attivati per mettere al riparo la merce di un supermercato. A Gatteo ci si è messi al lavoro per ripulire la scuola dell'infanzia allagata. Anche la comunità Papa Giovanni XXIII ha avuto tante case colpite e costrette all'evacuazione. Questa è la situazione alla comunità Papa Giovanni XXIII Sant'Antonio di Albereto, situata a Faenza. Dalle ore 5.45 l'acqua ha iniziato a entrare. In quel punto vedete la mia auto, io sono Davide Sololi, un volontario della struttura. In quell'altro punto, quel rettangolo bianco, è il sopra di un furgone. Anche per loro si è già messa in moto la solidarietà. Abbiamo amici, parenti, fratelli di comunità, persone della comunità, delle zone limitrofe che si sono già resi disponibili per ospitarci, per preparare pasti, per venirci ad aiutare a sistemare gli spazi dove speriamo possano ritornare le persone che appunto delle case famiglie, delle comunità terapeutiche abitano regolarmente e hanno dovuto lasciando appunto tutto, ricordi e quant'altro. La CEI ha espresso vicinanza alle popolazioni colpite e invita a pregare a farsi prossimi agli abitanti dei territori alluvionati.